Benvenuti e bentrovati a una nuova puntata del Giorno del Signore. Anche oggi una puntata ricca di interviste, spunti e approfondimenti che ci raccontano della vita della Chiesa cremonese. Ma cominciamo subito con le notizie di oggi. Il tema portante è quello dell'Avvento. E infatti questa domenica comincia il tempo di Avvento, che ci introduce poi al tempo del Natale. Ma non solo, perché questa domenica inizia anche ufficialmente l'anno liturgico, con una serie di novità che scopriremo nel corso della puntata. E sempre a proposito di Avvento, segnaliamo un'iniziativa diocesana dal titolo Avvento di Fraternità. Quest'anno, a differenza degli scorsi anni, questa iniziativa sarà rivolta a sostenere non tanto le opere missionarie della diocesi di Cremona, quanto a sostenere la borsa di Sant'Omo Bono, alla luce naturalmente della situazione emergenziale che ha colpito e coinvolto il nostro territorio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel servizio. Noi abbiamo visto dalla primavera a venire adesso che molte persone che non si erano mai rivolte non solo alle parrocchie o alla Caritas diocesana, ma nemmeno ai servizi sociali dei comuni, si sono invece in questo periodo rivolte e hanno chiesto aiuto. Abbiamo incontrato persone che magari avevano perso il lavoro, qualcuno magari ha avuto un periodo di sospensione, però la cassa integrazione non è intervenuta immediatamente. Qualcuno ha avuto una riduzione significativa dell'orario di lavoro e quindi di conseguenza anche un'entrata inferiore. Per cui sono persone sostanzialmente normalissime, ma che sono in difficoltà proprio a causa dell'emergenza Covid. La gestione della borsa di Sant'Omo Bono non è stata affidata centralmente a Caritas Cremonese, ma rende protagoniste le parrocchie, coordinate a livello zonale. Noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, cioè far gestire la borsa di Sant'Omo Bono a livello zonale e via via le parrocchie, in modo che ci sia una prossimità, una vicinanza maggiore. Si possono dare aiuti economici per saldare fatture, bollette, utenze, insomma, non saldate, oppure si possono dare aiuti per affitti, arretrati e anche valutazioni riguardanti il lavoro, magari cercando di attivare borse lavoro per quelle persone che hanno perso il lavoro e quindi potrebbe rappresentare la borsa lavoro un'opportunità per rientrare nel mercato. In qualche caso anche si può valutare un aiuto per fare corsi che possano specializzare o comunque dare un titolo per giocarsi nuovamente nel mercato del lavoro. Abbiamo visto anche che ad esempio chi a primavera si è rivolto a Caritas Diocesana per ottenere un aiuto, poi noi non l'abbiamo più visto, nel senso che è stato proprio una cosa momentanea. Dato quell'aiuto uno si è ristabilito, ha proseguito da solo con le proprie gambe, ecco, quindi lo scopo è proprio questo. Si dice che la borsa di Sant'Omo Bono si riempisse da sola, può essere così oggi? Ecco, noi siamo partiti, il fondo è già stato costituito grazie a delle donazioni fatte, speriamo che l'idea è proprio quella che le persone, anche i singoli cittadini, possano contribuire e appunto alimentare questa borsa. Per cui anche per l'Avvento questa è un po' l'iniziativa lanciata, proprio perché si crea un po' questa sensibilità e si spera che chiaramente si possa alimentare in questo modo. Anche perché, ecco, aggiungo questo, non ha una scadenza. È iniziata il 4 di ottobre, ma verrà portata avanti finché ci sarà la possibilità di farlo attraverso i fondi. Abbiamo quindi sentito dell'iniziativa della Borsa di Sant'Omo Bono. Per qualche informazione in più facciamo un passaggio nella postazione web, dove c'è come sempre Margherita. Ben trovata. Grazie Andrea e ben ritrovati. Come abbiamo sentito nell'intervista, la spiegazione della borsa di... abbiamo sentito che cos'è la Borsa di Sant'Omo Bono, ma vogliamo riassumere i suoi principali obiettivi. Come possiamo vedere anche nella grafica, il sostegno dell'emergenza alimentare ed educativa, oppure il pagamento delle utenze e la ricollocazione nel mercato del lavoro. È un modo per stare vicini a chi è in un grave momento di fragilità, che potrà far riferimento alle proprie parrocchie, le quali attiveranno una rete di solidarietà coordinata a livello zonale mediante la valutazione dei singoli casi da parte di una apposita equipe che formalizza
canalizzerà il sostegno. E le parrocchie sono dunque il nucleo pulsante di questa rete di solidarietà, come ci ha detto Margherita. Siamo quindi stati a Castelleone, dove ci siamo fatti raccontare come si concretizza questo impegno di solidarietà. Ci troviamo a Castelleone, dietro la casa parrocchiale, nel cortile dove ci sono, diciamo, gli uffici, dove c'è il centro ascolto e anche la distribuzione degli indumenti proprio sotto dove è il centro ascolto. Qui praticamente vengono le persone o famiglie che hanno necessità di aiuto per qualsiasi tipologia. Ultimamente arrivano anche persone che hanno necessità di visite mediche perché diciamo gli appuntamenti che vengono dati sono magari tra 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi, ma i problemi di salute sono impellenti e quindi ci chiedono magari un aiuto per pagare magari una visita privata perché non sono in grado di poterlo fare. Non è facile cercare di capire fino a che punto magari certe situazioni sono reali oppure magari anche gonfiate, però noi dobbiamo entrare nel merito di queste e ci auguriamo come volontari di fare meno errori possibili per anche cercare di aiutare più persone possibili. Noi facciamo il possibile grazie agli aiuti che ci arrivano dai castellonesi, grazie agli aiuti che arrivano dalla parrocchia e grazie anche all'aiuto che la diocesi di Cremona ha messo a disposizione con la borsa di Santo Mobono. Se non avessimo avuto, diciamo, questo intervento nuovo, quindi di fare rete, probabilmente tante situazioni di problemi che si sono verificati non saremmo stati in grado di risolverli, ecco. Noi tocchiamo con mano certe situazioni, cioè lei molte volte dopo un pomeriggio che ha passato qua torna a casa e certe situazioni la mettono in una situazione tale che non ha neanche voglia di far cena, perché dice: guarda, io mi trovo in una situazione così bella, lineare, e pensare che quella persona, quando ne parla coi figli, con la moglie, ha subito questo, questo, questo e quest'altro, oppure quei bambini sono in una situazione veramente di grande disagio. Ecco, se uno provasse a toccare con mano, a vedere, a vivere 5 minuti certe situazioni che le vengono illustrate con le lacrime agli occhi e coi segni sul corpo, perché abbiamo visto anche quelli, ecco, probabilmente credo che nessuno di noi tirerebbe indietro la mano per non fare un'offerta, ecco, per cercare di aiutare questo fondo. Io privato, io azienda, io chiunque sono, se faccio anche un'offerta alla borsa di Santo Mobono, dove ci sono le varie coordinate, che ci sono i vari manifesti, eccetera, eccetera, e mi sento di dire: oggi ho aiutato il prossimo. Quindi ho fatto qualcosa di buono per qualcheduno. Perché? Perché automaticamente io metto in questo salvadanaio 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 10 euro, quello che è, so che va a finire a persone, famiglie bisognose, che hanno veramente bisogno. Quali sono quindi le modalità per sostenere la borsa di Santo Mobono attraverso l'avvento di Fraternità? Attraverso il versamento su conto corrente postale o bonifico bancario a Fondazione San Faccio Onlus, oppure offerta presso parrocchia o ufficio Caritas cremonese. Queste offerte andranno ad alimentare la borsa di Santo Mobono. E allora, grazie Margherita, un'altra iniziativa di solidarietà è la colletta del Banco Alimentare. Vediamo nel servizio di cosa si tratta e come funziona. Lo spirito qual è? È quello di raccogliere generi alimentari da poi dare, consegnare agli enti che si occupano delle persone indigenti. Nel nostro territorio abbiamo una trentina di enti che vengono beneficiati dal Banco Alimentare.
tutto l'anno e per la colletta alimentare ovviamente per i prodotti che vengono di solito raccolti. Quest'anno la colletta alimentare cambia perché la pandemia impedisce ai volontari di essere all'ingresso dei supermercati perché incrementerebbe esponenzialmente i rischi per la salute delle persone. Quest'anno la raccolta della colletta alimentare si fa dematerializzata, quindi non più raccolta di generi alimentari, ma attraverso una gift card, una donazione che poi il banco alimentare trasforma in generi alimentari. Si acquista una gift card, questa, e questa gift card permette di fare donazioni di 2, 5, 10 euro o di importi superiori. Quest'anno la colletta alimentare si fa dal 21 di novembre, che è già partito, all'8 dicembre. In questa situazione di pandemia, cambiando radicalmente la forma, non si cambia la sostanza, però la forma cambia, è indispensabile il passaparola. Quello che funziona è il metterci la faccia, no? Ciascuno ai propri amici, conoscenti, parenti, fare una sana pubblicità. Quindi mi raccomando, gift card e anche tutti i giorni, se uno fa la spesa tutti i giorni, perché la goccia, le grandi cifre spaventano, ma la goccia quotidiana è interessante e poi va a finire bene, quindi buona colletta alimentare a tutti. Colletta alimentare 2020. Cambia la forma, ma non la sostanza. Voltiamo pagina e parliamo ancora di cibo. Cibo, infatti, è il titolo della nuova edizione di Riflessi Online da questo venerdì sul sito www.riflessimag.it. Possiamo vedere insieme la copertina e scopriamo un piccolo passaggio tratto dalla rubrica Parole raccolte che introduce al tema, accompagnato dalle immagini che possiamo anche trovare all'interno dell'edizione. La magia del latte che esce dal seno della mamma per istinto naturale, quando nell'aria c'è la vibrazione di un pianto, il disprezzo e l'attaccamento all'esistenza che passa per gli hamburger XXL buttati nell'umido del primo mondo e il pugno di riso che deve bastare per due, per tutto il giorno, dall'altra parte del globo. La celebrazione dei momenti importanti che va incorniciata da un piatto speciale. Un convivio che mette attorno al tavolo le persone che ci devono essere. Il cibo diventa testimonianza di gioia, tributo ai sacrifici e alle promesse. E poi la pizza nel cartone, un caffè al bar, il gelato per strada, il pranzo della domenica da nonna e un bicchiere di vino post lavoro il venerdì sera. Riti laici essenziali alla nostra quotidianità, perché la scandiscono, le danno una forma, mentre scolpiscono amicizie, legami e famiglie. Abbiamo anticipato all'inizio della puntata, questa domenica inizia ufficialmente il tempo d'avvento, che ci prepara al Natale. Un Natale che molto probabilmente quest'anno sarà un po' diverso dal solito, ma non per questo meno sentito. E proprio per questo il vescovo di Cremona, Antonio Napoglioni, desidera farsi vicino ai fedeli con un'iniziativa interessante dal titolo In casa con voi per salvare il Natale. Si tratta di un appuntamento quotidiano che verrà trasmesso tanto sui canali diocesani web, tanto sulla televisione durante naturalmente il tempo dell'Avvento. Ci spiega di che cosa si tratta proprio il vescovo di Cremona, Antonio Napoglioni. Stiamo iniziando un nuovo Avvento, un tempo di grazia, nel quale nelle comunità abbiamo la possibilità di celebrare ogni domenica l'Eucarestia, ma le circostanze che viviamo suggeriscono ancora di valorizzare la casa, le famiglie, di valorizzare anche questi strumenti di comunicazione sociale che ci permettono di essere vicini benché distanziati. Ecco perché nei giorni di Avvento, dal lunedì al venerdì, riprenderemo questo brevissimo appuntamento in casa con voi. Se vorrete esserci, aprirmi le porte, il cuore,
condivideremo 2 minuti di riflessione e di preghiera, di ascolto del Vangelo e di sguardo sulla realtà, per andare insieme incontro al Signore che viene, per salvare il Natale del Salvatore, senza paura di dover perdere qualche aspetto del Natale, della tradizione o dei consumi. Certo, abbiamo delle città, dei lavoratori, delle aziende che attendono di poter riprendere appieno le loro attività, ma ci riusciremo solo se la prima attività sarà l'apertura del cuore alla verità, alla grazia, all'amore che ci salva. A presto dunque. Dove trovare quindi le puntate quotidiane di In Casa con Voi? Come possiamo vedere anche dalla grafica, dal lunedì al venerdì dalle 6:30 su diocesidicremona.it e sui social ufficiali della Diocesi, Facebook, Instagram e YouTube. Alle 7:30, 8:30, 20 e mezzanotte e 15 sull'emittente locale Cremona 1, canale 80. E nei suoi interventi il Vescovo utilizza i sussidi che sono stati realizzati come ogni anno dalla Federazione Oratori Cremonesi per le diverse fasce di età, che sono scaricabili e prenotabili sul sito www.focr.it. E come possiamo vedere anche dal web, segnaliamo la proposta dell'Ufficio Liturgico Nazionale che, come di consueto, propone il sussidio liturgico pastorale, che quest'anno ha il titolo Camminiamo nella speranza. Per i tempi di Avvento e Natale, che oltre ad offrire un'occasione di riflessione vuole accompagnare la preghiera nella comunità ecclesiale e anche accompagnare la preghiera in casa sostenendo la fede delle nostre famiglie. Ma miglior modo, lo sappiamo, per vivere il tempo di Avvento e di Natale è sicuramente nutrirci della parola di Dio. E allora ci mettiamo in ascolto del commento al Vangelo domenicale. Il Vangelo di oggi ci dice: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. Che rapporto c'è tra le nostre tante attese umane e l'attesa di Dio del ritorno del Signore? Le sorprese di Dio sono al centro del nostro futuro. Le temiamo o le desideriamo? Fate attenzione, vegliate. Perché? Perché non sapete quando è il momento. Detto così, sembra una minaccia, sembra qualcosa di cui avere paura. Se non so quando è il momento, sono preoccupata. L'attesa però, cioè il vegliare, è qualcosa che tutti facciamo. La nostra vita, la vita di chiunque è caratterizzata dall'attesa. Attendiamo quando siamo preoccupati, siamo in attesa di notizie belle, brutte, siamo in attesa di qualcosa. L'attesa è ciò che sostiene tutti, anche se a volte qualcuno smette di attendere, qualcuno non si aspetta più qualcosa, qualcuno magari per tristezza, per solitudine, per la sofferenza o perché è disilluso, perché quello che desiderava non si è avverato, smette di desiderare. Ma l'attesa è ciò che ci tiene vivi. Noi non abbiamo tempo. Il problema è che noi non abbiamo tempo di aspettare. Non abbiamo tempo per la famiglia, non abbiamo tempo per ascoltare i figli, per ascoltare gli amici, non abbiamo tempo, o meglio, decidiamo noi come usare il nostro tempo, decidiamo noi che valore dare al tempo e che cosa farne, ma il tempo non è nostro. Il tempo ci è stato dato, il tempo è di Dio. Noi possiamo obbedire al tempo che ci è stato dato, noi possiamo obbedire a quello che il tempo ci fa accadere e quindi viverlo come una possibilità, come un'attesa di qualcosa che può sorprenderci, che può cambiare la nostra vita. L'attesa è per qualcosa di bello. Noi vegliamo e attendiamo la venuta del Signore. Perché attendiamo il Signore? Perché abbiamo bisogno del Signore. L'attesa del Signore è l'attesa di qualcuno che venga a salvarci, che venga a guidare la nostra vita, che venga a tirarci fuori dagli impacci in cui quotidianamente cadiamo. Dio viene perché abbiamo bisogno di Lui. E noi lo attendiamo perché riconosciamo di essere bisogno, riconosciamo che la nostra vita è bisogno.
E quindi l'unica cosa che possiamo fare è il portiere, la sentinella che decide chi far entrare nel nostro cuore e chi non far entrare nel nostro cuore. Perché non è la stessa cosa che entri l'attesa del Signore o che entrino cose che ci allontanano da Lui. Abbiamo appena ascoltato la riflessione rispetto al Vangelo di questa domenica e proprio a partire da questa domenica verrà adottata la nuova traduzione del Messale Romano. Margherita, puoi darci qualche informazione in più? Esatto, il libro liturgico entrerà in uso in diocesi di Cremona con l'inizio dell'Avvento e tre sono le principali novità che riguardano la traduzione del Messale Romano, in particolar modo per quanto riguarda le parole usate dall'Assemblea. Da segnalare cambia l'inizio dell'inno Gloria a Dio nell'alto dei cieli, che non proseguirà più con e pace in terra agli uomini di volontà, ma con e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Cambia poi la preghiera del Padre Nostro, adattandosi alla versione già presente dal 2008 nella nuova traduzione della Bibbia. Alle parole «rimetti a noi i nostri debiti» seguirà la nuova formula «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Per proseguire subito dopo con «e non abbandonarci alla tentazione». Proprio di questa ultima novità ci parla il liturgista Don Gianni Cavagnoli. Che cosa significa? Anzitutto questa tentazione è peirasmos, che significherebbe la prova. Un conto sono le prove e un conto le tentazioni, andrebbe spiegato. Le prove sono quelle che abbiamo nella vita, e cioè sono quelle che, come ad esempio questa pandemia, è una prova, qualcuno la vede come un castigo. In verità la pandemia è una prova che abbiamo nella vita e affrontare le prove non è sempre facile. Ad esempio quelli che vogliono gli sci, non, se potessero surclassare questa prova qui lo farebbero volentieri. La tentazione invece è il tentativo subdolo attribuito alla potenza del male che viene subito dopo, al poneros, al diabolos, al diavolo, la forza subdola che questa potenza ha di distoglierci dai nostri propositi, di distoglierci dai nostri proponimenti. Ecco, non abbandonarci quindi alla tentazione, se è intesa in quel senso qui, significherebbe: quando siamo tentati dal diavolo, dal male che ci attanaglia, aiutaci a vincerlo, a superarlo. Il male, la tentazione, non viene da Dio. Ricordiamolo sia nel brano della Prima Corinti, al capitolo 10, al versetto 13, scusate: nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Questa è la preghiera che è il Padre Nostro, messa là in forma di asserto, in forma di... Anche Giacomo dice la stessa cosa, Giacomo 1,12: beato l'uomo che resiste alla tentazione. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Quindi nella tentazione, tradurrei meglio, non abbandonarci, aiutaci, soccorrici. Gli stessi traduttori, pochi lo sanno, avevano editato un commento alla Bibbia del 2008 e dicevano, giustificavano questa traduzione così: Dio non può indurre l'uomo al male. Il significato dell'invocazione «non abbandonarci alla tentazione» può essere «non sottoporci a prove troppo gravi per le nostre deboli forze». Secondo, «non lasciarci soli di fronte a Satana e alle sue tentazioni». Quello che ho appena detto.
Riferimento alla prova, appunto, non provarci troppo, liberaci da sta pandemia, per carità, o buon Dio. E in riferimento alla tentazione invece satanica che si distoglie da quello, non lasciarci soli di fronte a lui, come il Cristo che nell'orto, ritorna questa perasmosi, ritorna ancora nel momento dell'orto in Matteo, dice appunto pregate e vegliate per non entrare in tentazione. E dopo questo approfondimento sulle novità liturgiche torniamo a parlare di iniziative di solidarietà. E infatti questa domenica, che inizia appunto il nuovo anno liturgico, si celebra anche la giornata nazionale dell'adesione all'Unitalsi, ovvero l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e altri santuari internazionali. Data l'attuale situazione non sono previsti momenti celebrativi ed è annullata anche la consueta celebrazione in cattedrale. Un'occasione sarà comunque data a tutti online naturalmente, appunto questa domenica a partire dalle ore 17 e verrà trasmessa sui canali web dell'Unitalsi nazionale. Margherita, a te. Voglio ricordare un'altra giornata, infatti il 1° dicembre è la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Un'occasione per riflettere su una realtà che, sebbene in silenzio, continua ad esistere anche vicino a noi, anche e soprattutto in un momento di crisi sanitaria come questa. Siamo stati alla Casa della Speranza, l'opera segno di Caritas Cremonese, che accoglie e si prende cura di queste fragilità. Casa della Speranza è una struttura che accoglie persone malate di AIDS. Casa della Speranza ha ancora oggi un suo perché, in quanto il fatto che non si parli di questo problema non significa che questo problema sia sparito, ma anzi è molto più pericoloso, perché questo problema vuol dire che è latente, è dimenticato, quindi è ancora più, volendo, infido. Adesso le problematiche e le emergenze sanitarie ci vedono concentrati su altri tipi di problemi, su altri tipi di virus. Questo però diciamo porta ad alzare la guardia, ad alzare l'attenzione verso determinate tematiche e ad abbassarla forse verso altre. Le attenzioni in questo momento sono molto concrete, perché sono rivolte agli aspetti prettamente sanitari, quindi di gestione, di attenzione per l'utilizzo dei dispositivi eccetera, però una grande attenzione abbiamo dovuto rivolgerla a quell'ambito chiamato benessere psicofisico, quella cosa che non si vede, non passa attraverso il disinfettante, attraverso i guanti, attraverso la mascherina, ma che comunque ha un aspetto preponderante, perché comunque noi abbiamo a che fare con persone che già in qualche modo vivono l'aspetto della malattia cronica. A questa paura diciamo viene aggiunta non solo la paura per una nuova patologia sconosciuta che sta colpendo tutti indistintamente, ma anche un lato psicologico che viene colpito, perché ci ritroviamo a vivere in un contesto di chiusura. Ecco, è come se oggi fossimo tornati nella situazione in cui ognuno di noi è circondato dal famoso alone viola, che era il simbolo dello spot della campagna, credo, dei primi anni 90. Siamo circondati da questo alone viola, quindi non ci si può toccare, non ci si può star vicino. L'altro non è più il sostegno, ma è il nemico. E noi ci siamo dovuti confrontare con questa problematica. E con questo siamo mai al termine della nostra puntata. Ringrazio Margherita, che è stata al mio fianco come sempre. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ci rivediamo settimana prossima e, come sempre, buona domenica.